Oggi 11 luglio è la festa di San Benedetto Abate, patrono d'Europa. È importante San Benedetto, è stato sempre importante. È nato a Norcia, è umbro, come San Francesco, che è nato ad Assisi. Questi due santi hanno influenzato il loro tempo in una maniera decisiva. Il mondo sarebbe diverso se non ci fosse stato Benedetto e Francesco, due fondatori, due santi che si sono dedicati completamente a Dio. Come dice il Vangelo che ci hanno fatto leggere, capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, dove dice: io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiolo. Sembra una cosa facile capire questo, ma poi metterlo in atto è difficile, molto difficile. Tante volte ho detto che sulla terra, nella Chiesa, non ci stanno tante viti, c'è una vite sola. Tutti quelli che appartengono alla Chiesa non sono viti, dice là che sono, tralci. E questa è la verità. Capire bene questa verità è fondamentale, perché quando tu confidi in te stesso e credi di poter fare da solo, è il momento che non combini niente. Per il Dio non combini niente, anche se umanamente parlando puoi fare qualche cosa. Poi dopo continua: ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie. Certo, quali sono i tralci di questa vite? I battezzati. I battezzati sono tralci della vita. Cioè nel giorno del battesimo, anche questo ho cercato di spiegarlo tante volte, non è che ci viene data la vita in maniera tale che io divento vita o che me la porto appresso, come la vita umana che ho. Quando sono nato da mamma, prima vivevo della sua vita, quando nasco non vivo più della vita sua, perché ho quella mia. A principio ho bisogno del suo aiuto, man mano, vivo per conto mio, tanto che lei può anche morire, perché non influenza la vita mia, perché è indipendente dalla sua. Questo è totalmente diverso per quello che riguarda lo spirito, la vita soprannaturale. Quando vengo battezzato, è vero che rinasco a vita nuova, e anche il modo come veniva amministrato il battesimo poteva indurre nell'equivoco, e anche oggi, perché si entrava dentro una vasca col peccato, quasi nudi, col peccato, si veniva battezzati, poi si usciva dall'altra parte con dei gradini, questa vasca aveva gradini per scendere e per salire, dall'altra parte, e uscivi diverso, ti mettevano l'abito bianco, avevi ricevuto la vita. L'errore spesso consiste nel pensare che la vita ce l'abbiamo noi, e non è vero, è anche difficile capire, non è vero, perché noi non siamo viti che hanno i tralci e danno la vita, noi siamo tralci sempre e comunque per tutta la vita, e riceviamo la vita da Cristo, che è la vite. Quindi questo Vangelo qua è potente, è bellissimo e dovrebbe essere conosciuto bene. Allora, quando un tralcio non porta frutto,
Che fa il contadino? Lo taglia, lo butta via, non serve. E quelli che portano frutto che fa? Quelli li buta, cioè il traccio lo lascia, ma se era lungo 10 metri lo fa lungo poco, un po' di centimetri. Ma questo poi di nuovo si allungherà e porterà frutto. Lo pota perché porti più frutto. Se non lo poti, quel tralcio perde forza, fa pochissima uva. Se lo poti invece, ha una forza così potente da produrre tanta uva. Quindi la potatura è importante. Come è importante capire che sei tralcio? Come è importante che se te secchi vieni tagliato e buttato via, tutto intero. Se non ti secchi vieni potato, quindi non tutto intero, una parte ci rimane di te e quello produce frutto. A ogni potatura produce frutto, perché le potature non è che è una, ogni anno si fa la potatura. Eppure per noi, non è che la potatura, cioè la prova della nostra fede, le difficoltà da superare, non è che solo una volta è finito, no. Ogni tanto si ricomincia da capo. Che cosa serve? Serve conoscere bene la parola di Gesù. Apposta stai fanno le spiegazioni, ma se le spiegazioni servono per dire chi lo sa che, è tempo sprecato. Rimanete in me e io in voi. Allora, ogni cristiano è un tralcio che fa frutto solo se rimane unito a Cristo. Se fa per conto suo, non fa più frutto di vita eterna, farà frutti umani, ma non divini. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi, se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Il Padre è il vignaiolo. Tutto viene dal Padre, a noi per mezzo del Figlio. Il vignaiolo, la vite, i tralci. È una unità. Se tu interrompi questa unità, il frutto non si fa più. Chi rimane in me, io in lui, fa molto frutto. La frase che leggo adesso mi ha sempre impressionato, più di tutto il resto che non lo capivo bene. Perché senza di me non potete far nulla. Senza di me non potete far nulla. Quelli cristiani che a me non ci vanno mai, ma che segreto non le fa? L'apostolato, la predicazione, l'insegnamento, ma che fanno? L'educazione cristiana, ma a chi la danno? Essi non ce l'hanno, ma non lo sanno, cioè non conoscono il Vangelo. Chi non rimane in me viene gettato via. Come il tralcio si secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Allora San Benedetto è uno che è rimasto unito in Cristo in una maniera incredibile. È così potente l'unione di Benedetto con Cristo che ancora oggi stiamo a parlare di Benedetto. Lui è nato nel 480, 1500 anni fa, grosso modo, e ancora sta combattendo con Benedetto, perché i frutti del Benedetto continuano. È morto, ma i frutti ancora, e dove stanno? In tutto il mondo, in tutto il mondo. E i frutti sono così grandi, così importanti, dire, il Papa attuale ha creduto opportuno, lui che è in tedesco, di prendere il nome di Benedetto, perché
ha voluto far capire quanto è importante l'azione di Benedetto nel mondo, sia da vivo sia da morto, anzi da morto ancora di più. Allora è nato a Norcia, poi è nato a Roma, apparteneva a una famiglia ricca, stava bene, anche Patrizia mi pare. A Roma è stato un po' di tempo, ma poi ha capito, dice, ma che sto a fare? Ma che senso ha la vita mia? Allora ha lasciato perdere tutto e se n'è andato verso i monti. E credo che sia passato per Tivoli, perché la prima volta si è fermato sulla via Valeria al monastero dei Santi Cosma e Giammiano, a San Cosimato. Sotto Mandela ci sta ancora oggi il francescano, quel monastero. Allora c'erano dei religiosi, ma non benedettini, logico, dei religiosi. Religiosi che potevano essere orientali. Allora lui si è ritirato là dentro, pensando che fosse quella la sua vocazione. Ma quelli erano delinquenti. Erano religiosi per modo di dire. Era una specie di brigante. E quando Benedetto capisce la situazione e vorrebbe convertirli a una vita spirituale, staccandoli dai beni materiali, quelli che hanno tentato di ammazzarlo, gli hanno dato da bere il vino avvelenato. Ma lui lo benedice. Il bicchiere si spezza e il veleno va via. Allora lui lascia là e se ne va. Forse se non fosse accaduto questo, forse sarebbe rimasto lì. E se ne va a Subiaco. Subiaco, dove allora non c'era niente, c'erano i monti e basta. E lì si svolge la formazione sua spirituale. È una lotta continua. Quindi l'unico lavoro che lui faceva praticamente è unirsi sempre di più a Cristo. Da mangiare glielo davano i pastori e qualche volta pure veniva un corvo a portargli da mangiare quando i pastori non venivano. Dio si preoccupava di questo suo amico. Poi dopo lasciato chi va a Subiaco vedrà un sacco di ricordi di San Benedetto, tanto. Poi dopo ha lasciato il luogo e si è andato a Cassino, Monte Cassino. È lì che ha stabilito la regola per coloro che si ritiravano in convento, diversa dai basiliani. I basiliani erano i religiosi greci. In Oriente non esisteva nessun tipo di religiosi. Lui li comincia per primo, quindi è lui che comincia la vita religiosa, cioè quelli che lasciano casa, attività, parrocchie, tutto, e si ritirano dentro un monastero. Il modo di vivere di un occidentale è diverso dall'orientale, anche se sono cristiani tutti e due, però questi hanno un modo e questi hanno un altro. Benedetto era pratico. Riusciva a trovare le cose giuste per ciascuno. Nel solco di Benedetto sorsero nel continente europeo centri di preghiera, di cultura, di promozione umana, di ospitalità per i poveri e i pellegrini. Ha influenzato tutto. Il mondo, in fondo, è diventato migliore. Se non ci fosse stato Benedetto, sarebbe stato peggiore di quello che ci abbiamo. La sua memoria di per sé doveva venire in un bel giorno bellissimo, il 21 marzo doveva essere. Lui è morto il 21 marzo, la primavera, no? Lui è stata la primavera per la Chiesa. Dice, ma allora perché l'hanno spostato? L'hanno spostato perché in quel periodo è Quaresima, e non si può fare la festa di Santi, l'ho detto in altre occasioni. I Santi l'hanno portati tutti da sta parte
togliendoli dal periodo pasquale, eccetto qualcuno, ma tutti quelli che hanno potuto l'hanno portato all'11 luglio. Allora, Paolo VI l'ha fatto patrono d'Europa nel 1964. Francesco invece è diventato patrono d'Italia. Il centro d'Italia si è distinto per questi due personaggi che hanno avuto un'influenza universale. È difficile avere questa influenza così grande. Francesco è conosciuto dappertutto, Benedetto è conosciuto dappertutto. In genere uno rimane confinato nella zona d'Ovidio, invece questi sono diventati degli esempi da seguire. E allora hanno fatto bene a scegliere le parole che Dio disse ad Abramo nell'introduzione, nell'introito. Dio ad Abramo disse: farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e sarai per tutti una benedizione. Difatti, sono passati 4.000 anni, stiamo ancora a parlare ad Abramo. E perché? E perché è una persona eccezionale, uno unito con Dio. Altrettanto quello che ha scelto, e ha scelto bene, chi ha scelto questa frase, dice che benedetto è stata una benedizione. Per chi? Per tutto il mondo, perché i benedettini stanno dappertutto. Tutto il mondo. Noi non riusciremo a essere così importanti, una benedizione per tutto il mondo, ma almeno per qualcuno. Cerchiamo di essere una benedizione. Perché? Perché celebriamo l'opera di Spirito. Quindi non saremo tutto il mondo, ma ci avremo la parte nostra, che nel giorno del giudizio emergerà. E allora ci saprà. Questo è stata la benedizione, e questo. E quella sarà la grande gioia che uno può provare. Perché viviamo all'oscuro e quel giorno vedremo la luce di quello che abbiamo fatto. Benissimo.